speravo insomma che questo possa essere un buon pianto. Avevo realizzato questo giornale che è un po' la sintesi, il frutto del nostro lavoro, e spero che sia il seme di questa scuola e possa diventare anche un giornale di tradizione. Il giornale si chiama Taglio Alto e devo dirvi che anche sulla scelta del nome c'è stata una bella battaglia, sondaggi, ce n'erano per gli altri. Alla fine, insomma, Taglio Alto, che nel gergo giornalistico rappresenta la parte alta del giornale, ci è piaciuto anche perché abbiamo voluto dare un taglio alto, elevato, insomma, a questo giornale, ce lo auguriamo. Ovviamente vi avviso che il giornale è un giornale frutto dell'esperienza dei ragazzi. Quello che io dico sempre quando vado nelle scuole, decidiamo insieme il timone del giornale, decidiamo insieme la scaletta, perché il giornale scolastico, il giornale dei ragazzi, è il giornale del popolo, non è il giornale voluto dagli adulti, scrivete o ricopiate. Quindi gli argomenti che troverete sono argomenti scelti da loro, e questo è opportuno perché a noi adulti, fa in modo che noi possiamo anche capire quale sia il loro mondo, quali sono le loro idee, qual è la loro vita. Seconda parte, adesso lascio subito la parola perché vedremo il video che ho realizzato cercando di sintetizzare tutto, forse a volte il video, le immagini e la musica sono molto più sintetici delle nostre parole. Però la seconda parte è stata dalla teoria alla pratica, come ha detto la preside. Siamo stati a Roma ed è stata un'esperienza molto formativa. Io mi soffermerei sull'esperienza, ragazzi, l'esperienza a Saxarura. Saxarura è il polo formativo della RAI, costruito per i mondiali del 90, lì c'è TG1, TG2, TG3 e alcuni programmi. Noi siamo stati in questa trasmissione Virus, tra i due, prima serata, e bene, qui non solo abbiamo partecipato come pubblico, ma siamo stati addirittura dalle 18 lì. Ci hanno ospitato alla mensa RAI, proprio loro, al di là del fatto che hanno pagato loro, ma non è stato questo, è proprio il senso di ospitalità. È deciso se pagava la scuola. Comunque, devo dire, non è questo, è un gesto di ospitalità. Siamo stati dalla loro cena, noi siamo stati in redazione, abbiamo, vedrete nel video, abbiamo condiviso con loro la scaletta. Quindi molti ragazzi sono stati con la giornalista, la produttore. Quindi la trasmissione, la rivista nasce, non siamo entrati solo in studio, seduti, tipo servizio pubblico, che è stato, insomma, interessante. Ovviamente poi su Sky, penso che Sky sia rimasto anche un po' nella loro memoria per la tecnologia, insomma, questi PC, questa all news in diretta. Penso che lo abbiano anche rapportato a casa e la valenza di questo progetto spero sia anche nelle parole di loro, nell'entusiasmo che hanno rapportato a voi genitori. E io chiudo, devo ringraziare la scuola, la preside che ha dato questa possibilità, la possibilità in tutto, devo dire, insomma, non solo la disponibilità per realizzare questo progetto, ma anche a realizzare quello stagio a Roma che penso rimarrà nella memoria, nel percorso di vita di tutti quanti. Spero che possiate perderlo, possiate andare ancora avanti, è un seme importante. Spero che seguano anche i giornali e i telegiornali in maniera diversa, capendo un po' dall'interno come funziona, quindi con occhi più critici, anche perché ormai sono prossimi alla maturità. E poi non posso che ringraziare anche la mia compagna di viaggio, Mariella delle Grazie, per essere stata. Speciale, unito, i ragazzi erano uniti tra di loro, però erano uniti anche.
grande partecipazione, anche grande obbedienza, di quelle ordine e correnza. Per cui sono contenta di aver fatto questa esperienza. Mi voglio soffermare un attimo in particolare, che mi sono piaciuto particolarmente. Per esempio, la preside faceva riferimento alla partecipazione alla sentenza in atto, e quindi la conoscenza di tanti elementi. Io voglio aggiungere qualcosa in più, perché noi ci rappresentavamo, loro avevano, cioè non riuscivano a capire chi noi fossimo, perché Paolo andava incontro ai senatori dando la mano, chiamandoli, invitandoli ad avvicinarsi, e questi lo guardavano dicendo: ma questo quale senatore è? Forse ce lo siamo persi, perché è molto bellissimo quando incontravo Cicchito, eravamo nella mensa, Paolo aveva appena lui con noi, ci disse onorevole controllo, guarda dicendo: aspetta, tu chi sei? Bellissimo. Poi la mensa, loro non avevano fame, non volevano mangiare, i vassoi non potevano, quindi è stato molto piacevole. Bello. Che altro che mi voglio ricordare di questa? La festa dei 18 anni di Angelo, bellissimo. Anche se si ripeterà l'esperienza.